Ben ritrovati in onda in diretta con un nuovo appuntamento con Buongiorno Dottore, seconda parte della nostra diretta medica in compagnia del dottor Gianmario Boffano, diabetologo, andrologo, endocrinologo, che vado naturalmente a presentare e a cui faccio il bentornato. Buongiorno Dottore. Buongiorno. Allora, come sempre, noi ricordiamo i contatti per intervenire, interagire in diretta con la nostra trasmissione. Lo vedete anche in sovrimpressione. Se volete telefonare, parlare in diretta con il dottor Boffano, il numero è il 011-06-00643. Il numero invece per mandare SMS o WhatsApp è 331-4480-522. Dottor Boffano, diabete. Primi sintomi, un tema semplice ma importante, oltre che molto ampio e delicato, anche perché si parla spesso di diabete, le persone diabetiche, cosa significa nella vita di tutti i giorni, cosa può portare. Ma vogliamo anche un po' capire come inizia la questione, cioè come si avverte che con qualcosa, diciamo così, non va. Sovente il diabete tipo 2 soprattutto, e che è quello che interessa in questo Sì. momento alla trasmissione, è paucisintomatico. Cosa vuol dire? Che non dà segni di sé anche per 2, 3, 4, 5 anni. Ci sono dei casi in cui il primo sintomo è stato magari un accidente cardiovascolare acuto, quindi o un ictus o un infarto, oppure un'ulcera del piede, e rovistando tra i documenti del paziente, andandoli a passare tutti, si rileva la prima diagnosi di diabete anche fino a 5 anni prima. Quindi è possibile, si rilevano appunto degli importanti periodi di finestra tra quello che è il manifestarsi di un sintomo importante e la malattia stessa, che c'è già molti anni prima. Sicuramente questo dipende anche dalla sensibilità personale dell'individuo, per cui magari un individuo che è molto attento a se stesso e quindi avverte segni di stanchezza continui, oppure affaticabilità, oppure svogliatezza, oppure poca concentrazione sul lavoro. Questo può essere d'aiuto per andare a fare una diagnosi, certamente però facendo degli esami di screening, perché non è che sono sintomi specifici, anzi sono il più possibile specifici, e quindi senza una vera e propria diagnosi laboratoristica non si può procedere. Altro caso invece è quando si manifesta magari nel periodo estivo o primaverile estivo con una fortissima sete e una quantità di liquidi introdotti anormale e altresì una quantità di urina, quella che chiamiamo la pipì, in volumi veramente importanti, che in termini tecnici viene definita poliuria e polidipsia. Polidipsia è appunto questo sintomo di avere sete continua e la poliuria invece è andare in bagno più e più volte ma urinando grossi quantitativi, cosa da non confondere invece col sintomo che si definisce pollachiuria, che invece è un sintomo più urologico, quando si va molte volte in bagno ma si fa pochissima pipì, che può essere legata a un'altra patologia. Una volta si parlava anche così, quasi più colore, di questioni legate all'odore, ma non è vero, se non sbaglio. Cioè, odore dolciastro, no. Non è così immediato. Se vi è una componente di chetonemia, sicuramente ci può essere un odore particolare dell'urina. Se la glicemia è alta già da un po' e ci sono delle infezioni o delle contaminazioni, anche solo batteriche, cioè nell'urina ci sono presenti dei batteri in grande quantità, ma ciò non vuol dire che ci sia una cistite. Questo dà luogo a degli odori molto particolari di volta in volta che si possono manifestare, e però non sono, come viene definito, patognomonico. Invece tanta pipì, tanta sete, come vedete qui, sono sintomi che accomunano, come vedete dalla diapositiva, tutti i tipi di diabete. Un bambino che improvvisamente faccia molta pipì e beva molto più del solito, deve insospettire e
deve essere avvertito il pediatra di famiglia. In generale, qualsiasi grosso cambiamento è il cambiamento dalla normalità che deve accendere una lampadina e far pensare a un qualcosa che eventualmente non funzioni. Tra l'altro, dottor Boffano, vabbè, la locandina sembrava piuttosto antica come illustrazione. In effetti, lei lo sapeva, lo saprà di sicuro, insomma, è una delle prime malattie riconosciute nella storia dell'uomo, e questo la dice lunga anche su quanto sia diffusa, su quanto accompagni la nostra vita e la nostra storia. Apparirebbe in un manoscritto egiziano del 1500 a.C. Si parla di sintomi simili a quelli che sono appunto del diabete, quindi insomma. È veramente la storia dell'umanità. Allora, dottor Boffano, abbiamo intanto una telefonata per lei. Allora, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Allora, buongiorno. Buongiorno. Può abbassare per cortesia l'audio del televisore completamente a zero e parlarci dal telefono? Ok, grazie. Lo sto facendo. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Prego. Mi chiamo Giuseppe e telefono da Alessandria. Vorrei avere delle domande da fare dal dottore. Prego. Dottore, mi chiamo Bruno. Buongiorno. Senta, Buongiorno, Bruno. io sono 10 anni che soffro di diabete, però il problema è che io di notte urino 3 o 4 volte, di giorno niente, e poi dopo che mi faccio le feci mi brucia per un po' il pisello. Che può essere? Mi sono fatto gli esami di tutti i tipi, ciscoscopio, tabù uretrale, ho fatto di tutto, ma non c'è niente, non c'è infiammazione da nessuna parte. Però io continuo a avere questi problemi. Allora, quelle che possono essere date sono indicazioni sicuramente generiche, però si può far notare che la poliuria del diabete non conosce orario, quindi una poliuria come quella che ha definito lei, che bisogna essere sicuri appunto che non sia una pollachiuria, cioè tante volte a scendere ma con poca urina, se è veramente una poliuria notturna, questa poliuria notturna viene definita nicturia. La nicturia, sono tutte parole che ci scambiavano i medici confondendo ancora di più le idee probabilmente dei pazienti, comunque la nicturia è un segno che può essere l'accompagnamento di una patologia del circolo e di diabete insieme, perché per quanto riguarda il diabete, se c'è uno scompenso, se la glicata è ancora elevata, si registra No, ancora una poliuria. la cliccata ce l'ho 6,1. E allora è facile che sia solamente una nicturia. Allora, per quanto riguarda la nicturia, bisogna andare a rivedere quelli che sono gli elettroliti, quello che è l'assetto pressorio, e se ci sono delle eventuali accumuli di liquidi o nelle gambe o visibili oppure anche invisibili. Per quanto riguarda quelli invisibili, ci sono dei metodi per rilevarli, e tra questi metodi, per esempio, ricordiamo il dosaggio di un ormone che è il BNP, il Brain Natriuretic Peptide. Certamente non è così immediato, cioè quindi non andate dal vostro medico di famiglia a chiedere domani mattina voglio fare il BNP perché sparano a me e pure a voi, perché sono esami che vanno centellinati, vanno usati in particolari occasioni e sono di ambito solitamente specialistico. Però per dire che ci sono dei modi, tra cui anche in ambito sportivo, per esempio l'impedenziometria, per valutare la quantità di liquidi, mi correggo, l'impedenziometria viene utilizzata attualmente anche da alcuni cardiologi per valutare la quantità di liquido. Se la quantità di liquido è elevata rispetto a quello che l'organismo dovrebbe sopportare, a quello che dovrebbe essere il precarico, concedetemi, anche se non sono cardiologo, del cuore, la quantità di liquidi nel circolo del nostro impianto idraulico, che è poi il sistema basale, fa sì che ci sia questo fatto. Questo fatto dipende dalla posizione che assumiamo, cioè il clinostatismo, mettendoci sdraiati di notte, favoriamo la funzione renale, la funzionalità renale che viene aumentata, fa sì che finalmente il corpo riesca a sgravarsi di quel litro, mezzo litro, litro e mezzo in più. E quindi si attua quella che è la nicturia. A volte la nicturia semplicemente si manifesta
a livello di sintomo generale con dei grossi, degli importanti edemi alle gambe, a volte non dà segno di sé perché l'accumulo avviene nel fegato oppure nei tessuti in generale, perché magari quella persona ha la fortuna di avere un sottocute, una cute a livello degli arti inferiori molto tenace, per cui ha difficoltà il liquido a sfiancare quello che è il sistema venoso e il sottocutaneo degli arti inferiori, per cui non si vede la succulenza agli arti inferiori che di solito viene definita dai medici. Grazie allora al nostro telespettatore. 011 060 0643 è il numero per fare come il nostro telespettatore d'Alessandria, parlare, telefonare e parlare in diretta con il dottor Gianmario Boffano. Se invece preferite inviare un messaggio, sms o whatsapp, il numero è il 331-4480-522. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Dunque, io chiamo da Michelino, provincia di Torino. Sì, deve per favore abbassare l'audio del televisore completamente a zero, non deve esserci, e parlarci dal telefono. Dunque, io chiamo da Michelino, mi chiamo Rosanna, ho un figlio che ha il diabete, però volevo sapere dal dottore, lui sta prendendo 3 pastiglie al giorno e alla sera fa la lenta, fa 11 unità di lenta, però non riesco a capire che, per esempio, al mattino lui prende 2 caffè, sì, mette un cucchiaino di... e quando la provo a mezzogiorno magari c'è la 180, poi mangia e dopo mangiato 2 ore dopo la prova a volte c'è la 160, a volte invece va a 230. Volevo sapere, forse le pastiglie che non coprono abbastanza, cosa può essere? Ma per quello che si possa dire, sapendo che sono pastiglie, non conoscendone il nome e null'altro, si può dire che bisogna sapere che cos'è viene introdotto nel caffè come cucchiaino, perché ha parlato di un cucchiaino di, ma non ho capito di che cosa. Un cucchiaino di zucchero mette solo. Allora, mi devo fermare immediatamente, come dovrebbero fare tutti i diabetologi, inorridire di fronte alla parola zucchero, perché comunque nella nostra alimentazione, una giornata qualsiasi, proprio per effetto di quelli che sono gli eccipienti, le cose che vengono messe in più nella nostra alimentazione, da quello che può essere un sugo, quello che può essere un altro prodotto preconfezionato, noi assumiamo già un cucchiaino di zucchero normalmente nella giornata. Quindi assolutamente la prima cosa da fare, prima di farsi e porsi delle domande sulla stabilità o meno della glicemia e sul tipo di terapia, bisogna eliminare completamente lo zucchero. Solitamente ci sono delle campagne annuali in cui magari viene voglia al diabetologo di chiedere a tutti i pazienti che passano quanto zucchero utilizzano, e si scoprono delle cose terribili, cioè su 10-15 persone che passano in ambulatorio scopri che 5-6-7 il cucchiaino di zucchero lo utilizzano ancora. Quindi noi non dobbiamo farci forte di quelle che sono le terapie che ci ha messo a disposizione il sistema sanitario nazionale, anche perché hanno un costo, andando poi grazie a quella terapia ad aggiungere il dolce, aggiungere lo zucchero, ma prima di tutto iniziare con quella che è la dieta, e la dieta parte dall'eliminazione di tutte le sostanze zuccherate, di tutti gli zuccheri semplici, di tutte le bibite che contengano zucchero, di qualsiasi tipo di alimento che lo contenga. Fatto questo, siamo già sicuri che 10 grammi di zucchero nella giornata ce li introduciamo lo stesso a nostra insaputa. Ecco, perché lui sa, è giovane, ha 51 anni, è logico, pasta ne mangia abbastanza, non è che si tiene molto, bisogna essere... Visto che sicuramente già non si tiene la pasta, lo zucchero non lo deve vedere neanche nei quadri, proprio mai. E lei dice che comunque le pastiglie deve continuare, non è che io devo magari dire alla diabetologa che queste pastiglie non le fanno effetto, non lo so. La cosa che dovrà dire la diabetologa quando sarà vera è: finalmente abbiamo tolto tutto lo zucchero. Da questo momento in poi potrete fare altre valutazioni. Grazie, dottore.
La ringrazio infinitamente, grazie infinite. Prego. Grazie, grazie a lei signora. 011 060 0643, il numero per le vostre telefonate in diretta, 331 44 80 522, se volete mandare sms o whatsapp, lo vedete anche in sovrimpressione. Allora, dottor Boffano, vogliamo per completezza e correttezza ricordare ancora i vari tipi, distinguere i tipi di diabete, visto che parlava giustamente di diabete di tipo 2. Allora, ricordiamo, ricollegandoci a quanto diceva lei prima, cioè la quantità di secoli da cui conosciamo la malattia diabetica, proprio gli antichi diedero per primi queste definizioni e chiamarono comunque il diabete mellito proprio dal fatto che gli antichi predecessori degli attuali medici assaggiavano le urine per fare una rudimentale diagnostica e veniva differenziato il diabete insipido, cioè quello che non aveva un particolare gusto, e il diabete mellito perché aveva gusto di miele, aveva gusto dolce. Questo è il diabete che racchiude attualmente il tipo 2, il tipo 1 e il diabete secondario. Il diabete secondario è quello che dipende di solito da farmaci. Il tipo 1 è quello più giovanile, il tipo 2 è quello che si manifesta di più nell'anziano, nel sovrappeso, fatto salvo poi che ci sono delle inversioni per cui si manifesta a volte il tipo 1 anche nell'adulto. Il tipo 1 è quello più autoimmune come tipologia di malattia, e quindi quando si manifesta un tipo 1 nell'età più adulta si parla di un LADA, è una sigla che va a definire questo tipo di patologia. Quando si manifesta un tipo 2 invece in un malato molto giovane si parla invece di diabete Modi, che è un'altra sigla che definisce questa anomalia. Esiste poi il diabete insipido, che non ha nulla a che vedere con la parte metabolica degli zuccheri, è sempre una malattia endocrina perché dipende da una disfunzione ipotalamo ipofisaria o ipofisaria dell'ipofisi, della neuroipofisi, dove esiste un ormone detto ADH, che è la diuretina, e si può rilevare un disturbo, un difetto che fa sì che uno possa andare a urinare e quindi avere questo diabete, che appunto significa che viene lasciato passare qualcosa, e quel qualcosa è acqua. L'urina in questo caso ha una densità molto molto bassa, perché la densità dell'acqua è 1, più l'urina è diluita più la densità si avvicina ad 1, quindi in milligrammi sono 1005, da 1005 in giù, da 1005 a 1020 invece, ma anche di più, si può parlare poi di iperconcentrazione dell'urina, si ha poi il diabete mellito. Dottore, abbiamo la interrompo solo perché abbiamo un'altra telefonata, allora andiamo a sentire chi c'è in linea. Pronto? Pronto! Buongiorno, come si chiama e da dove chiama? Buongiorno, Mario. Sì, da dove Mario? Da Chivasso. Prego. Posso parlare? È in diretta, prego Mario. Scusi, senta qua, adesso che c'è stato sto virus lì, no? Io sono molto diabetico, no? Mi dava sempre giù la glicemia da 60 a 70. E io per correggerla, per non avere freddo o sudare freddo, mangiavo dello zucchero. Allora, pronto? Sì. Ha finito? Ho sentito quello detto. Sì, ci chiedevamo se avesse finito, solo quello, adesso rispondiamo. Prego, dottore. Se ha finito il quesito, allora, nell'immediato, nell'acuto, se lei ha una glicemia molto bassa da 70 in giù o dei sintomi di ipoglicemia, va corretta comunque con lo zucchero. Poi vi sono molti metodi che possiamo andare a visionare e vedere, però in generale lo zucchero è la risposta giusta, ma non può essere la risposta sempre giusta. Quindi se lei ha un giorno 70, il giorno dopo 60, il giorno dopo 50, deve esserci qualcosa da variare nell'assetto terapeutico.
Quindi uno corregge il primo giorno, il secondo giorno, al massimo numero di giorni che bastano per contattare inizialmente il medico di famiglia e a seconda di come viene contattato, contattare il centro di riferimento per il diabete e si avrà una risposta in termini di variazione della terapia o dell'inutilità di insulina o della posologia delle pastiglie, del farmaco che si sta utilizzando. Questo si ha sempre di meno perché al giorno d'oggi vengono utilizzati solitamente, quando possibile, degli farmaci definiti insulin sensitizer, cioè sensibilizzanti all'insulina, per cui danno molto, molto meno frequenza di ipoglicemia. Spero di averle risposto. D'accordo, grazie, grazie, no, grazie naturalmente signor Mario Dacchivasso. Qui abbiamo un messaggio. Buongiorno, quali sono i primissimi sintomi del diabete? Ezio da Settimo, che probabilmente ha perso i primi minuti della nostra diretta. Sì, sì. Ma ribadiamo che comunque il sintomo primitivo e più specifico della malattia diabetica è il binomio poliuria-polidipsia, quindi bere molto e fare molta pipì. Allora, in assoluto, sì. Allora 011 060 0643 per le vostre telefonate, 331 4480 522 per sms o whatsapp. Se voleva concludere il discorso sulle distinzioni, vari tipi di diabete? Sì, esiste ancora, oltre a quelli già menzionati, ancora una forma di diabete che penso la più rara e la più curiosa, che è il diabete renale. Il diabete renale è una malattia che non è una malattia, cioè una disfunzione che può dare alcune problematiche. Ricordiamo, nel passato, quando esisteva la leva militare, non si poteva accedere alla leva. Mi sembra che attualmente non si possa accedere a un lavoro di tipo una carriera militare. Il diabete renale è appunto quella forma di diabete in cui non vi è una glicemia alta, quindi lo zucchero non è elevato nei tessuti, non è elevato nel sangue, nei capillari, pur nonostante viene ad essere molto presente nelle urine, perché i reni hanno questa alterazione che fa sì che per valori più bassi di glicemia lo zucchero passi nella vescica. Senta, così è. Dottor Boffano, parlando di precocità del diabete, è vero che viene sempre più spesso diagnosticato nei bambini? La faccio rispondere dopo perché intanto abbiamo un'altra telefonata. E allora, pronto, chi c'è in linea? Buongiorno, sono da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei chiedere questo. Il rapporto che c'è tra l'innalzamento della glicemia e la melatonina. Ha capito, dottore, perché l'abbiamo sentita un po' a scatti. La domanda è molto 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 difficile, perché comunque per quel che riguarda la vita di tutti i giorni, per quel che riguarda la medicina tradizionale, non vi sono grosse alterazioni possibili anche in chi ha problemi di secrezione di melatonina col diabete, quindi non c'è un nesso. Sicuramente ci sono svariati lavori scientifici che vanno a studiare quelle che possono essere variazioni della glicemia, delle variazioni della melatonina o della propria melanocortina, di tutti quegli ormoni che riguardano quella parte sconosciuta che è poi la secrezione della pineale e in parte la secrezione dell'ipotalamo per alcuni versi, perché la melatonina viene secreta principalmente dalla pineale, che è una ghiandola praticamente opposta all'ipofisi, posta sulla parte posteriore del cervello, molto molto piccola, che è quella che funziona molto nel momento in cui riposiamo. Quindi più riposiamo, più produciamo melatonina, che è l'ormone del stress, cioè della ripresa e della rimessa in forma della persona durante il riposo notturno. Vi sono molte teorie sicuramente sulla carenza melatoninica. Difatti in questi ultimi anni la melatonina è entrata nell'uso comune come ipnoinducente e si usa anche per il jet lag. Grandissime variazioni nella vita di tutti i giorni per colpa della melatonina per quanto riguarda il diabete non se ne conoscono. Poi
sicuramente, come dicevo, ci saranno dei lavori di ricerca in merito, ma non vanno a influire troppo sulla, né sul compenso del diabetico né sulla vita di tutti i giorni. Invece, quindi un diabetico ricordare, può usare la melatonina, un diabetico può usare tranquillamente la melatonina. Invece, a proposito di ormoni magari particolari o affiancati, quello che è il gruppo delle vitamine D è molto importante da ripristinare, da mantenere a posto, proprio per avere una buona secrezione pancreatica, perché vi sono delle interferenze tra la secrezione pancreatica e la carenza di vitamina D. Vitamina B? D. B come Bologna? D come Domodossola. D ah, come D come Domodossola. Domodossola. Una vitamina che è solitamente conosciuta dai più per i suoi rapporti col calcio e con l'osso, da molti anche per quello che è l'influsso della vitamina D su quello che è il sistema immunitario e sull'umore, meno conosciuto questo effetto comunque di regolatore del sistema di secrezione pancreatica, che è comunque importante, per cui è importante anche un'omeostasi della vitamina D in tutti i diabetici. E quindi questo si fa sempre attraverso l'esame del sangue per vedere se la vitamina D è a posto? Sì, anche perché soprattutto nel diabete di lunga data, dai 10 anni in poi di malattia, è facile che il paratormone e la vitamina D vengano alterati anche per una lievissima disfunzione renale secondaria alla malattia diabetica primitiva. Ho capito. Per cui il rene ha una carenza di sintesi di vari prodotti, tra cui la vitamina D, e la risposta è un iperparatiroidismo, quindi un aumento della secrezione del paratormone, che è un ormone delle paratiroidi. Capito. Quindi è importante che non ci sia carenza di vitamina D. È importante che non ci sia carenza, la maniera più facile, ma lo fanno quasi tutti i centri diabetologici, a un certo punto della malattia, quando viene giudicato che sia l'ora, viene dosato perlomeno il paratormone, se si vuole essere economici, oppure paratormone e vitamina D almeno una volta ogni tanto. Va bene. Grazie. Grazie allora al nostro telespettatore. Sì, dicevo, ecco, qui abbiamo un messaggio da leggere. Il diabete dà dolori alle gambe quando si cammina? All'inizio della malattia diabetica è difficile avere manifestazioni così, a meno che l'esordio non sia posticipato, come dicevamo prima, di 5-6 anni dall'esordio vero della malattia. Il dolore alle gambe purtroppo è una cosa specifica ma molto comune nel paziente diabetico. Si può partire da un dolore alle gambe alla diagnosi per un'astenia, una stanchezza generale, si può andare, e quindi è una miopatia generica, può essere una miopatia secondaria dei farmaci utilizzati frequentemente dai diabetici, può essere un dolore di tipo neuropatico, connesso meno a un disturbo di tipo motorio, e può essere anche un dolore invece di tipo vascolare, però in questo caso è connesso con la posizione delle gambe. Cosa vuol dire? Che in certe posizioni delle gambe si ha dolore, in altre posizioni non si ha dolore, quindi se le gambe sono giù, sono su, sono sul letto, oppure sono giù dal letto, questo può essere indicativo, e soprattutto nel caso del dolore di tipo vascolare da diabete si ha una differenza con il cammino, quindi se uno fa 4 passi non ha dolore, se uno fa 1 chilometro ha magari dolore. In questo caso, di solito, quando il sintomo è molto forte, molto importante, vi è sempre un importante nesso con un'altra patologia, che è il tabagismo. Quindi è difficile che il diabete all'inizio dia dei problemi di questo tipo, li dà più avanti, e li dà quanto prima, quanto più è connesso al tabagismo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, Anna dalla provincia di Torino. Buongiorno. 75 anni. Buongiorno. Buongiorno, voglio fare una domanda al dottore. Prego, dica. Quando ne avevo 30 ho fatto, siccome avevo sempre sete e urinavo tanto, mi hanno fatto la curva da carico. Ne ho fatto bere un bicchierino di una cosa dolciastra e poi mi premevano il sangue ogni po'. Dopodiché mi hanno detto,
lei non ce l'ha il diabete che non le potrà mai servire. Adesso io chiedo, ha un senso questa risposta, che è vero che uno così possono dire non potrà mai venirle? Sinceramente non rilevo un grande senso a ipotecare il futuro da lì a due giorni in chiunque di noi, perché è sempre un azzardo una previsione del genere, non c'è nessun elemento che possa darci una sicurezza così a nessuno, e penso a nessun medico abbia la capacità di essere così preveggente. Però è anche vero che si può utilizzare come frase per dare una certa sicurezza al paziente, quindi una frase utilizzata a uno scopo più psicologico, per dare la sicurezza che sicuramente quel mai vuol dire che da lì a 5 anni sicuramente non avrebbe manifestato una malattia diabetica, quindi lei la prenda più così, come un incentivo a dirle che stava bene, ma non c'è mai la sicurezza del mai. Poi negli anni qualche volta che ho provato la glicemia ce l'avevo sempre verso i 95 così, e quindi devo ridurre gli zuccheri, perché io comincio già al mattino biscotti, pasta e poi marmellate, cioccolate, via discorrendo. Cioè, quel valore lì è indicativo di ridurre gli zuccheri? No, bisogna ricordare che la nostra alimentazione è un po' come una terapia farmacologica. Quindi ogni volta che abbiamo un bilancio tra i vari nutrienti, le proteine, gli zuccheri, la fibra, i grassi, che è un rapporto corretto, e se lei mi chiede qual è il rapporto corretto, in generale è più o meno quello della tradizione, magari non tanto della tradizione piemontese, ma della tradizione in generale, quella che viene definita della cucina mediterranea. Quelli sono i rapporti dal più al meno corretti. Ogni volta che andiamo a alterare, anche togliendo tutti gli zuccheri, come diceva lei, questi rapporti, io mi avvarrei del consiglio di un medico che la conosca prima di fare delle grandi variazioni. Magari non è proprio il caso che lei tolga tutto lo zucchero, che tolga lo zucchero, perché 95 di per sé può essere un valore anche normale. Non è una risposta del tutto, bisogna valutare com'è. Come sono un sacco di altri parametri, perché di per sé il valore che può essere pericoloso è un 110, 115, oppure il diagnostico un 126. Quindi non si allarmi per un 95 e non faccia delle variazioni autogestite di quello che è una normale alimentazione, intesa come normale rapporto tra i nutrienti. Se invece lei già adesso esagera e il 50% degli amidi li mangia come zuccheri a rapido assorbimento, biscotti a pranzo, colazione e cena, allora invece può meritare che vari un pochino e si porti verso la normalità. Grazie. Allora, la nostra telespettatrice, dicevo, dottor Boffano, beh, intanto una curiosità, urina dolce fu chiamata più o meno nello stesso periodo di antichità dai medici indiani, notando che attirava le formiche. Quindi, mentre il termine diabete sembra che sia del 230 a.C. da parte del greco Apollonio di Menfi, quindi non è antichità, di più c'è veramente una malattia conosciuta dalle origini, non vogliamo dire dell'umanità, ma sicuramente delle civiltà come le conosciamo. Andiamo però con una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Stella, telefono da Torino. Prego. Allora, volevo fare una domanda. Posso parlare? Prego, in diretta, Stella. Buongiorno. Sì. Allora, io cambiando dottoressa, senti che bassa la voce, prima mi scrivevano sempre di base che potevo prenderlo. Adesso questa dottoressa non me lo vuole scrivere e mi ha fatto fare degli esami del sangue. Come mai? Perché non mi è mai successo. Come si diceva prima, è importante il dosaggio della vitamina D in tutti i pazienti, ma anche nei diabetici giunti a una certa età, una certa età di malattia. Sì, mi scusi, volevo dire che ho il diabete 2 io. Sì, quindi lei assumeva una terapia che era una terapia con la vitamina D,
Probabilmente la dottoressa che ha in carico adesso ha voluto rivedere quelli che sono i dosaggi di base della terapia. Quindi è possibile che l'abbia fatta sospendere per rivedere il dosaggio e partire su una sicurezza personale maggiore. Perché? Perché sappiamo tutti noi medici che ci sono diversi tipi di visione. La visione forse più non più corretta, ma sicuramente più rigida, è quella che prevede di valutare sempre, quando possibile, un parametro, andare a fare l'esame, vedere e riscontrare che questo parametro sia basso, da quel momento in poi andarlo a sostituire, andarlo a colmare, quindi darle magari quello che le manca. Esistono delle impostazioni diverse, per esempio l'impostazione dei colleghi americani, che sono molto molto pratici a volte, e che anni fa avevano proposto, soprattutto i ginecologi americani, se non sbaglio, di andare a supplementare a tutti la vitamina D, partendo dal presupposto che il 90% delle persone avranno una carenza. Però le carenze sono le più disparate. Io sono dell'idea che comunque sia sempre meglio andare a fare un dosaggio prima, perché ci può essere una carenza di vitamina D a 1, ci può essere una carenza a 20, a 25, o una lievissima carenza. Se una carenza è molto molto bassa e magari ci sono i parametri giusti o ci sono i sintomi tipo, non so, fratture spontanee passate, prima di supplementare vitamina D magari si può andare a approfondire e vedere se c'è qualche malattia alla base di questa importante carenza. Quindi non se la prenda, adesso vedrà che prima o poi verrà valutata la situazione e se necessario verrà reintrodotta la vitamina D. Io ho chiamato perché mi sembrava tanto strano questo, perché non mi diciamo che non ci vogliono 3-4 anni per capire la situazione. Si fa l'esame, si vede, se manca deve essere reintrodotto, ecco. Perché ogni mese perso è perso. Sì. Va bene. Grazie. Grazie mille. Bene. Grazie, buona giornata. Dicevo, dottor Boffano, è vero che viene sempre più spesso diagnosticato anche ai bambini, nei bambini? Sicuramente non con un incremento tale quale quello del tipo 2, però anche nei bambini si sono affinate le metodiche diagnostiche, per cui si fanno anche più esami. Una volta si tendeva a fare pochissimi esami ai bambini. Quel che è sicuro è che lo screening neonatale viene fatto attualmente in Italia a tutti, così come per alcune altre patologie, quali l'ipotiroidismo. Quindi alla nascita vengono screenati tutti quelli che possono essere i diabetici, diabetici alla nascita. Poi negli anni successivi, ormai anche con l'avvento delle moderne apparecchiature per il rilievo della glicemia, qualsiasi pediatra penso che lo metta nello screening. Non appena può esserci un dubbio di patologia. Senta, abbiamo parlato di sintomi e quindi la diagnosi del diabete. A quel punto, siccome è una cosa, dicevamo, è una malattia molto diffusa, con cui si convive anche in modo sereno, le faccio l'esempio che faccio spesso, esiste una squadra di corridori professionisti di ciclismo formata da diabetici. Quindi a super atleti con prestazioni eccezionali, ma diabetici, quindi si può fare in certe situazioni anche una vita di altissimo livello. Nel momento in cui viene diagnosticato, come si può frenare i possibili danni, insomma gli sviluppi del diabete e i condizionamenti che ha nei confronti? Anche qui possiamo dire prima diagnosi, meglio si sta, insomma, è possibile? Sicuramente sì, e poi è dimostrato che se manteniamo un valore di glicata adeguato, e adesso si dice anche adeguato per l'età e per la situazione generale, quindi comunque delle glicate basse, non abbiamo un rischio così elevato, per quanto comunque la glicemia sia un fattore di rischio indipendente. Cosa vuol dire? Che il diabete è un fattore di rischio di per sé per malattia cardiovascolare. La glicemia è un fattore di rischio continuo. Cosa vuol dire? Che non c'è un valore di glicemia minimo, anche se è un po' assurdo dirlo, per cui non ci sia una lieve diminuzione di rischio. Cosa vuol dire? Che più bassa è la glicemia di ognuno di noi, fatto salvo non andare in ipoglicemia sintomatica, e più lo sviluppo delle malattie cardiovascolari sul lungo termine sarà basso. Quindi, invece, come corollario generale, se un malato di diabete si gestisce bene, mantiene bassissima la glicata, fa la terapia che gli viene impostata o che lui e il medico decidono di affrontare negli anni e si pongono degli obiettivi,
e più la vita di quel diabetico sarà pari a quella di un paziente non diabetico. Questo sicuramente è più vero per il tipo 2, perché per il tipo 1 è un po' più difficile questa gestione, anche perché il fronte di malattia è molto più lungo, soprattutto una diabete da 5 anni di vita, a 90 anni saranno 85 anni di diabete, anche se devo dire che comunque cominciano a vedersi pazienti di età molto avanzate che hanno avuto una diagnosi di tipo 1 e hanno gestito al meglio e con un po' di fortuna la malattia. Dottor Boffano, per noi è arrivato il momento di salutarci, il nostro spazio a disposizione in diretta è finito, ma grazie oltre naturalmente a tutti i telespettatori per i loro contributi, anche a lei naturalmente, per essere stato in video collegamento con noi, grazie e alla prossima. Prego, buona giornata. Allora è tutto con Buongiorno Dottore, è arrivato dunque il momento di salutarci. E noi ci ritroviamo naturalmente come sempre in diretta dalle 14, dal lunedì al venerdì. Non perdete i prossimi programmi in diretta di Rete 7, non mancate, restate con noi.